capite? Sfondato il cabriolet, sto pezzo. Questa cosa si può lì. Fare perché io si vado a denunciare magari qualcosa di... Ma chi è lei? Non la conosco. Ok, neanche io. Sì, me la faccio, almeno così. Ragazzi, non facciamo finire male questa conversazione. Rimaniamo in toni amichevoli. Allora, io, se tu mi denunci... No, ti denuncio perché mi hai denunciato. E allora io, se mi denunci, ti mando a casa? A controdenunciare e ad esporre poi la mia difesa? Mister Mara! E allora come la mettiamo? Là non puoi dire niente. Perché dopo, là, dopo arriva lì con il suo fare super filosofico. Guarda, ti difendo solo se parli attaccato al microfono. È l'unico problema, guarda, per il resto va benissimo. A dirti... Ma minchia, questo termine anglosassone qui ci sta veramente fuori. A Marra piace troppo la fica, non si metterebbe mai contro a una donna. Diffamazione gravissima, proprio dico che esci una diffamazione in piena regola. Adesso sentirai il mio avvocato, ovvero Croari. Però devo dire una cosa, io devo essere onesto. Malese. No, devo essere onesto, a parte ha ragione, ma visto che qua siamo sempre limpidi, no, trasparenti, Kokeshi ha... delle motivazioni per dire ciò. Valide. Presumibilmente. Ma non l'intuito. Cioè, uno potrebbe dire, vabbè, gli piace la fregna, no? Delle informazioni. Delle informazioni, cioè... Io sono negli amici stretti di Kokeshi. Di Instagram. Di Instagram. Ok. E spesso mette foto dove si intravede un piedino. Ed effettivamente lì il cuoricino mi parte. Devo essere sincero. È più forte di te. È più forte di me, ragazzi. lo dico, faccio coming out. Cioè, quindi... capisco. No, un cuoricino non se ne nega nessuno, cioè, grazie. Ma non è, allora, non è colpa mia, cioè, io non vorrei. Cuoricino, è la bravo, capito? Io non vorrei, però è automatico, cioè è un automatismo del mio cervello. Infatti a me non piace propriamente la fregna, quindi una piccola correzione. Ah no? Il piede, ah. E so anche che lei ha un rapporto conflittuale, come molte ragazze purtroppo, cioè svegliatevi, con i propri piedi, però piano piano sta esplorando questo mondo, ok? E quindi io la incito. Però finisce lì. Sì, sì. Steph, fa un servizio per l'umanità, Davide. Beh, per l'umanità no. Per i porci felicissimi come noi al massimo. Per l'umanità, quindi. Per l'umanità. E quindi cioè, può dire questo, ha ragione, ha delle prove effettive. Io non te ci vedo contro con loro due. Mm? Cioè, non te ci vedo che ti metti una battaglia, un gate contro loro allora, due. Adesso non mi dare del simp, Marco. Mo esageriamo. Non, non ce lo vedo, no, devo allora, dire. Diciamo che posso essere comprato con poche cose al mondo... I piedi sono tra questi. Rientrano tra quelli, sì, si vede. Sì, sì. Mai contro a una donna? Quindi gli stai dando un po' del sottomesso. È brutta questa cosa. No, però è un po'... Insomma, bravo Manuxo, difendimi. Sottone. No. Ok, dai. Marra, capito? Ti ha dato del sottone. Però ce l'abbiamo. Cioè, fortunatamente io no, però c'è... Tu l'ha messo il microfono adesso. No, perché l'ha buttato al cestino. Via. Via, ciao. C'è più. Tipo, capito? Che parla normale. Ma io perché cercavo di andare in questa direzione facendo un podcast. Effettivamente guardiamo Frenzy perché c'è... Dando c'è leva, ecco. O leva proprio, mentre parla. Non mi serve, capito? No. Ok, dai. Marra, capito? Ti ha dato del sottone. Però ce l'abbiamo. Ce lo allontana e poi parla. Però c'è tante persone su Twitch. Cioè io solitamente faccio il contrario, al massimo. Lo allontano quando parlano gli altri, no? Sai che devi parlare e lo avvicino. Esatto. Cioè, o pensa dove hai attaccato le cuffie. Una poesia per chiedere alle tipe di mostrare i piedi. Le rosse sono rosse, le viole sono viola, i maggiordomi sistemano i loro corredi. Nome della tipa, puoi mostrare per favore i piedi? Grazie mille. Ma chi è questa? Sì, l'hanno chiesto prima, ma non, cioè l'ha chiesto prima Simone, ma non ne ho idea. Non la conosco. Ok. Adesso diranno: ah, Marra fa finta reaction, di non conoscerla. Perché no, reaction attimo, l'ho vista ogni tanto, ma purtroppo mi spiace, non conosco i suoi contenuti. Direi una cazzata. Ma c'ha i capelli. Grazie, diversi. Felix. Tette o sì, culo. Ho capito che, ma c'aveva i capelli diversi. Non raga, è una scelta difficile. No. Di solito vi direi culo. Però dipende. Kasumi-sen me l'aveva ominata. Provate a indovinare chi? Che cazzo ne so, Dario Moccia. Rubino. È una mega mea. Persone su Twitch che sono filosofi, cioè tutti filosofi. È bello.
Abbiamo ognuno di noi il nostro credo e siamo tutti in fondo al cuore, secondo me, ma in fondo, laureati, ma non con una laurea, diverse lauree. C'hai ragione, Fred. Questa è la grande verità. È una eh? Profondità incredibile. Cioè, scusate, il discorso che abbiamo fatto adesso non è degno di una cattedra. Una tesi, almeno. Raga, sono d'accordo. Panux, io non riesco più a guardarlo con i stessi occhi, comunque. Incredibile. Non lo guarda. Concentrati sulla maglietta del Ronaldinho. L'ho graziato che non ho linkato una cosa dove Blur involontariamente, come posso dirlo... come si dice quando lo smentisce su una cosa che gli fa fare involontariamente una figura di merda pazzesca? Cioè? Ha visto che lui dice, no vabbè, ma a me i numeri qua, io le pubblicità, i 10.000 sub era una cosa per loro. Invece c'è Blur che ha detto durante la live, ma Manuxo, prima di sentire questa cosa, cioè Manuxo quel periodo là che stava a salire con i sub, si era messo a fare tutta quanta una di visione di quanti sub deve fare minimo al giorno per poter arrivare a una media tale per arrivare a st'ora. C'è proprio un discorso, in realtà è l'opposto. Cioè mi immagino uno che si mette là col taccuino a fare la numerazione di quanti sub. Non mi sembra una persona che non è fissata per i numeri. Ok, quindi non gli importa, cioè, è ovvio. Consiglio a Manuxo per l'ennesima volta di non stare appresso a queste cose. Ma cioè, basterebbe è dire... ovvio che poi se la vive male, capito? Cioè, si vuole leggerezza. C'è un periodo che magari stai alto, un altro che stai basso. Cioè... Manuxo, cioè, che ci vuole a dire? Sì, sto attento alle analitiche del mio canale. Che cazzo volete? Cioè, pure sta cosa di, no, cioè, di subire, no? È come dire... cioè... Voi mi sentite parlare di tassidermia? No, perché non me ne frega un cazzo di tassidermia. Cioè, che quando si dice quella cosa che imbalsami gli animali morti, sarebbe. Ah, okay. Non me ne frega niente, non ne parlo. Però sarebbe curioso se però... tu in live dici a me non me ne frega nulla, a me non me ne frega nulla. Poi vai per in bagno e te metti lì, capito? Con un coniglio tutto rigido e fai... Esatto. Poi ritorni qua, a me non me ne frega nulla, a me non me ne frega nulla. Capito? Cioè, è quella la cosa, tu rigiri la situazione, stai sereno, se dici sì... È la mia, una mia passione, mi interessa. Che c'è di male? Nel momento niente. In cui fai la vice, capito? Fai quello che subisce. Sì. Questo dovrebbe capire sto ragazzetto. È un arachiri continuo. Parlaci un attimo di tassidermia, però. Dice qualcosa. Te. Non so nulla di tassidermia. Però okay. ti vedi spesso video di animali uccisi. Sì, quello sì. Ma questa a me fa tagliare, perché poi se offende, neanche per battute, se offende per qualcosina e poi fa non sono permaloso! Non sono permaloso! Tutto incazzato. Mannaggia. Io guarda, sono Manuxo, vi è un mese qua con noi, esci fuori che in confronto a quello che sei mo sei un Gandhi. Sono persa. Tranquilla. Karen, quello che volevo intendere Alessandro, in arte K Frenesi, è che molti di noi si sentono laureati in varie specialità. Quindi sono esperti di sociologia, alcuni esperti di politica, alcuni esperti di cucina. Perché la gente, capito, perché la gente ci studia? Per dire, cioè, tu Kasumi hai finisce così, poi me l'hanno mandata così. Non d'accordo. Ma lo so, sono d'accordo con Frenzy. No, c'ha ragione su tutto, Frenzy. Allora...